Allora, ciao Fragolino. Questo è un video speciale che vedete alla fine, una cosa speciale. Intanto, siccome vi è piaciuto il video dell'altra volta, spero che mi sentite, siccome sono fuori in balcone, comunque, spero che vi piace ancora questo video e questa volta mazzizzo. Si vede il sacchetto? Sì. Questa volta sono andata a Mazzizzo, per cui vi faccio vedere cosa ho comprato. Sempre per i miei conigli, ma c'è anche qualcosina anche per il mio cane. Per cui iniziamo. E ho visto che l'altra volta vi è piaciuto il video, per cui questa volta l'ho voluto registrare di nuovo, a parte il sole che non so se si vede, però ho comprato questi qua, gli snack crispy fibre. C'è dentro la carota e è di 1,75 kg. Infatti si vede cosa c'è, che sono questi qua. Questo l'ho preso, che adesso poi io ho preso sempre per i miei conigli questo. Ovviamente sono tutti da provare perché io provo per vedere se gli piacciono. Comunque questo qui, questo è sempre carote più timo e non lo so com'è. Comunque sono tutti e due vegani, se non mi sbaglio. E questo che è 1,75 kg. Ok. Per finire, che adesso praticamente voi siete dentro l'armadio, al mobiletto del, come si chiama? Del balcone. Comunque, io ho preso anche questi qua per provare. Sono frutti e corna. Non lo so, diciamo cosa sono. Sono fatti così. Ne ho presi tre. Gli ultimi tre rimasti li ho presi. E non so di preciso che cosa, diciamo, se è buono o no. Io li ho presi, erano gli ultimi tre. Loro sono in quattro, ma uno lo divido per due persone, per due conigli. Glielo farò provare e vediamo. Comunque dovrebbe essere banana, papaya, mandorle e poi non lo so, una cosa nuova, diciamo. Vabbè, questi qua. Per cui vi dico quanto ho speso. Ah, mi sono dimenticata anche di farvi vedere che ho già fatto la clip del video. Gli ho preso i biscotti al mio cane. I biscotti al mio cane, che adesso vi farò vedere la clip, intanto che vi dico. Allora, lo sfuso cane l'ho pagato 2,99 euro, praticamente 3 euro i biscotti per il mio cane. Per cui questo sacchetto qui l'ho pagato 3 euro, quello che state vedendo adesso. In totale 27,84, non so se si vede. Comunque questa è l'ultima volta che registro in balcone perché non so se si sente, passano le macchine, c'è il sole e non vedo niente, per cui è improvvisato. Comunque, i prezzi.
Allora, quello crispy l'ho pagato 8,29 euro, se non sbaglio, questo qua, 8,29 euro. Invece l'altro, quello completo, c'è scritto completo, l'ho pagato 11,39 euro. Invece le barrette, che sono queste, 1,79 euro, che diciamo che è un po' caro. Mazzi Zoo è caro, per cui non so se andrò ancora a Mazzi Zoo a comprare, diciamo, queste cose. Comunque, detto questo, adesso vi faccio vedere. Adesso, scusate se mi muovo, ma ho preso il telefono in mano. Adesso vi faccio vedere i miei conigli che gli do da mangiare. E siccome devo ancora aprire il pacco, ne apro uno e vediamo se gli piacciono. Per cui proviamo, tra virgolette, in diretta il mangiare se gli piace. Perché stanno aspettando che gli do da mangiare. Ormai sono le 2 del pomeriggio. Per cui intanto vediamo vediamo. Allora, uno sono due biscotti, uno arancione e uno così. E poi questo qua, che non ho capito. Boh, proviamo a dargli il biscottino. No, prova, dimmi se è buono. È buono? Prendi. Ti piace? Se se lo mangia vuol dire che gli piace. Giusto? Ti piace? Neanche una risposta. Ti piace? È buono? È buono? Ti piace il biscotto? Direi di sì, almeno credo. Comunque sono questi. Allora, questo è il secchiello che uso per mettere dentro il mangiare, che è troppo carino. E questo qui l'ho comprato a Mazzi Zoo, per cui se lo volete andate a comprarlo a Mazzi Zoo, che se non sbaglio è questo qua, che è molto bello. E questo è il mangiare che adesso gli diamo, questo qua. Però prima lo mettiamo lì dentro. È fatto così. Sono un po' verdi e un po' marroni, non so se si nota nella telecamera. Comunque, se le volete comprare, sono queste per gli adulti. Allora, queste sono le loro ciotole. Io faccio una manciata. Gliele riempio. Parte quelli che mi cadono, comunque dovrebbero vedersi così. Ok, metto un pochettino. Lo so che sono snack e vanno messi poco, però in poche parole. Allora, uno, vediamo se gli mangia. A parte che devo pulirgli la gabbia ancora. E siccome ci sono state le brutte giornate, che praticamente da un mese che piove, io non riesco mai a pulirgli la gabbia. Comunque, anche lei che ha fame. Eccola. Grazie.
Ok. Aspetta. Vediamo se lo mangia. Lui è il mio leone. Ovviamente non si chiama leone, ma si chiama Fiocco. Però siccome ha tutto quel pelo qui, che è troppo figo, è l'unico coniglio fighetto che ho. Ovviamente ha fame e lo devo lasciare stare, perché sennò non mangia. Mi sposta la ciotola e scappa. Comunque, direi che gli piace, vero? Non è niente da dire, giusto, gli piace. Invece lei, che fa, si fa la brava, che tutte le volte non sta ferma un secondo. Direi che ha fame. Ui. No, no, non te lo rubo. Ok, li lasciamo mangiare. Ok, scusate, ma ho cambiato posizione perché c'era il sole e non riuscivo a vedere niente, neanche di cosa stavo registrando. Bene, c'è anche la lavatrice. Allora, questo è stato un video speciale perché vi ho fatto vedere i miei conigli che mangiavano in diretta, hanno provato il cibo praticamente comprato, e ovviamente per chi mi segue da poco li ha visti adesso i miei conigli. Non li mostro sempre per il semplice fatto che tutte le volte faccio video, diciamo, da seduta, e allora non li mostro quasi mai. Invece se faccio i vlog li mostrerò più spesso. E appunto farò più vlog, inizierò a fare più vlog perché vedo che piace a molta gente, e in più vedo che mi mandate un casino di messaggi, cioè un casino, mi mandate i messaggi sia in privato che sotto nei video vlog, dove mi dite fai più video spesso, cioè fai i video vlog più spesso perché mi piacciono di più. Questa volta li farò più spesso, per cui non li mostro quasi mai. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che l'acquisto vi sia piaciuto. Non ho preso il fieno, infatti se avete visto nelle case di legno, perché sono case di legno, non sono gabbie. Quelle lì sono case di legno dove i conigli possono correre, saltare e andare in giro. Per cui sono delle case di legno abbastanza grandi per far sì che loro si possano muovere e saltare, perché ci sono gente che in un vlog precedente gli ho fatto vedere le gabbie più i conigli, e sotto in questo vlog hanno criticato sul fatto dei miei conigli che sono in gabbia eccetera, ma voi non potete sapere cosa fanno i miei conigli perché non mostro, diciamo, tutto. Per cui, in poche parole, non sono gabbie, sono case di legno per i conigli, dove tu puoi mettere questa casa abbastanza grande in giardino che loro possono andare. Io il giardino non ce l'ho, ho una casa non tanto spaziosa, giustamente non posso permettermi di lasciarli in casa. Per cui li tengo ogni tanto dentro nella casa di legno e poi li prendo e li faccio, diciamo, correre in corridoio, così per controllarli eccetera. Per cui non voglio più sentire dei commenti un po' offensivi o cattivi, che li tengo in gabbia, che non li faccio respirare eccetera eccetera. No, non voglio più sentire o leggere questi commenti, perché voi non sapete cosa fanno i miei conigli e come li tratto, per cui non voglio sentire queste cose qui. I primi o le persone che diranno queste cose, cancello
proprio i commenti, non riesco neanche più a parlare. Poi questo video non so neanche quanto è durato, volevo farlo durare di meno, ma vabbè. Comunque volevo precisare questa cosa qua, siccome siamo in tema sul fatto dei miei conigli. Per cui l'unica cosa che volevo dirvi, il fieno non l'ho ancora ordinato, mi dovrebbe arrivare, credo fine novembre, non lo so. Voi questo video non lo so quando lo vedete. Vabbè, detto questo, di sicuro è durato tanto sto video. Comunque volevo precisare questa cosa qui. Ripeto, non scrivete commenti negativi, offensivi, eccetera, perché uno, verranno cancellati, perché a me... Due, non sapete la mia vita, non sapete come tratto i miei animali, ma vi assicuro che li tratto come se fossero bambini, perché a me piacciono gli animali e tantomeno io amo gli animali, guai. Per cui non voglio che scrivete commenti che a me non piacciono. Volevo solo sottolineare questa cosa qua, siccome, ripeto, siamo in tema sui miei conigli. Comunque fatemi sapere se anche voi comprate questo mangiare, se anche voi avete i conigli, oppure se vi piacciono queste tipologie, se volete vedere ancora i miei conigli, specialmente nel vlog, perché preferisco metterli nel vlog. Comunque fatemelo sapere sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. E ovviamente che mi sono dimenticata, come sempre, ma lo ricordate. Cioè, io ve lo ricordo, ma scommetto che ve lo ricordate che voi. Un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete iscritto, se non vi siete iscritti. Commentate qui sotto. Seguitemi su Instagram. E detto questo, chiudo perché non so quanto è durato sto video, perché ho fatto troppe clip e adesso lo scoprirò. Ciao e al prossimo video.